Buongiorno, da Jia Hao. Jin Tian, Woman Nang Shuo Zhong Wan. Wo Shi Cesco. Wo Shi Itali Ren. Wo Shi Itali Ren. Avete capito? Wash italiano. Bene. Quindi insomma, un po' di cinese già lo capite. Allora, cominciamo dalle vostre domande. In genere si comincia con la conferenza, poi si fanno le domande alla fine. Invece cominciamo con le vostre domande. Prego. Allora, la curiosità è questa. Ignorantissima di cinese, ma avevo mandarino cinese. Ok, no, è il cinese moderno, ci sono tante varietà, per esempio c'è il cantonese, ci sono tante varietà di cinese, o perlomeno tante lingue che scrivono con i caratteri cinesi. Il cinese, diciamo, ufficiale, quello che sì, che quando si dice il cinese è la lingua più parlata al mondo, è il cinese mandarino. Quello, diciamo, del governo cinese, quello di Pechino, diciamo... Okay, il mio perché quando ho cominciato a studiare parlavo già diverse lingue e volevo cominciare a studiare una lingua molto diversa e ero indeciso tra russo, arabo, cinese e giapponese. Ho fatto semifinali e finali e ho vinto il cinese. Così. No, soprattutto per la scrittura, direi, per il fatto che è praticamente l'unica lingua ancora parlata che non ha una scrittura alfa, diciamo, che non ha una scrittura preponderantemente logografica e non fonetica, cioè che poi lo vediamo dopo, insomma, perché rappresenta i significati. Avrei due domande, insomma, sono troppe. Uno, mi sono del cinese, ma ancora diciamo sul fatto letto, credo sia legato anche alla. Mi chiedo, uno che non ha orecchi musicali, potrebbe parlare cinese, vero? Mm-hmm. Fare dei toni di sicurezza. Adesso lo vediamo subito, ok? Poi? Poi? E l'altra, volete dire meglio come funziona, se è vero, anzi due. Uno, se è vero che esiste ancora il linguaggio delle donne. Tre, se è vera questa cosa che l'unico modo che hanno i cinesi, non so se esiste ancora oggi così, se le cose stanno ancora così, riescono a comunicare con la lingua scritta ma non con quella orale. Ok, la seconda, ok, sì, ok, chiaro. La prima rispondiamo dopo, la seconda domanda non ne so nulla, la terza sì, è vero. Poi altre domande? Come? Ah sì, la prima domanda era sui toni, ne parliamo dopo. La seconda, se esiste un linguaggio delle donne, non ne so nulla. E la terza era su se riescono a comunicare attraverso i caratteri tra persone che oralmente non riescono a capirsi. E questo è vero. Altre domande? Così io poi, in base alle vostre domande, poi oriento più o meno, diciamo, all'interno del programma, faccio più una parte o più un'altra a seconda dei vostri interessi. Altre domande? Prego. Perché in Europatto, Diego Marani deve fare la domanda in Europatto, giustamente. Italia Camingante sempre ave por nome Marco. Avete capito tutti? Sì. Perché tutti i cinesi che arrivano in Italia hanno come nome Marco. Non la sapevo questa cosa, quindi non posso rispondere. Vai Warum der Licht meine Koffie hatte getrinke, in meine native Stadt Presigallo und Aki in Ferrara, der Barista was Name Marco. Marco. Due bar in cui è stato via in un'altra vita erano entrambi si chiamavano cinesi e si chiamavano Marco. Allora, la scuola con me c'erano due cinesi e due Marco. Tutti e due Marco, evidentemente. Allora, Marco in cinese dice Mac. Mac, che è in cinese, poi li vediamo. Prego, no, c'era prima un'altra domanda lì. Sì, io ho sentito dire che un bambino cinese per imparare tutti, per conoscere tutti i
biografico, che tu 5 anni, no? 5 anni di scuola, quanto ci hai messo tu? Io sono analfabeta in cinese, quindi zero. Ed è, vi posso dire che è una sensazione molto interessante, quella di sentirsi analfabeti in una lingua. È veramente scioccante. Prego. Tre cose che uno che non ha mai ascoltato il cinese parlato deve sapere per imparare la lingua. Ah. Tre cose basilari. Sì, i toni, la traslitterazione, i caratteri. Uno, due, tre, eccoli. Sì. Certo, ognuno ha il diritto di essere analfabeta. Io lo sono, per esempio. Ok, allora, cominciamo. Interrompetemi in qualunque momento se avete domande. Quindi questo è più o meno il panorama della giornata. Cominciamo con i toni. Poi vediamo la traslitterazione, quindi in caratteri latini. E poi vediamo un po' di caratteri cinesi, in particolare i pittogrammi, gli ideogrammi, i fonogrammi e poi degli esempi di caratteri e di etimologia. Allora, cominciamo dai toni. In cinese ci sono 5 toni, di cui 4 sono enfatici, cioè con un tono abbastanza marcato, diciamo, e il quinto invece è un tono non marcato. Ve li leggo, ma. Tutto chiaro? Mamma, fibra, ma in realtà questo spesso si traduce come canapa, cavallo, insultare o inveire, e questo è l'equivalente del francese esque, ma messo alla fine della frase. Allora, cominciamo dal tono 2. I toni sono delle variazioni in frequenza, come quando si canta, sostanzialmente. Il tono 2 corrisponde a una domanda. Per esempio, in italiano io posso dire sì, o posso dire sì. Vi è chiara la differenza? Quindi, se andassimo a fare un'analisi della voce, potremmo vedere che nell'analisi della voce vediamo che il tono, quando faccio l'interrogativo, sale. Quindi è come se cantando stessi facendo... Quindi stiamo salendo. Ovviamente qui, quando io dico sì, è molto rapido. Voi ci siete abituati, quindi lo riconoscete, però non è scontato capire che sta salendo. Uno ci deve ragionare un attimo, se lo deve fare al rallentatore per poi capirlo. Quindi questo è il tono 2. Ok? Allora proviamo con il tono 2, se proviamo con ma. 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 Tu. Tu con la felpa? Sì. Ma. Bravo. In fondo? Ma. Diego? Ma. Sì, diciamo. Ma. No, quello sarebbe 3. No, ma. 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 Siamo. No, siamo a 2. All'interrogativo, diciamo. Ma. Ma. Esatto, ma. Come quando dico ma. Ok, interrogativo. Il tono 4 è un tono che scende. Quindi, quando io dico no, secco, ok? No, deciso. Quindi questo è ma. Ma. Ecco, qui il tono sta scendendo, il contrario di prima. Ok, proviamo. Ma. Steven? Ma. No, ma. 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 Sì, questo va bene. Ma. Ma. Sì.
Sì. È un po' più deciso, ma. Ok. Adesso il tono 3 è una combinazione del 2 e poi del 4. Più o meno, in realtà, diciamo, scende di poco e poi risale di molto, però vabbè. Ok. Quindi questo qui è ma. Ok. Ma. Quindi prima scendete e poi salite. Ma. Ok. Prego, proviamo. Ottimo! Lei parla cinese? Sì? Ni shuo zhong wen ma? Ah, ni hao. Ni hao. Qualcuno che provi? Ma. Sì, brava. Qualcuno che ancora non ha parlato? Ma. 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 Perfetto. Infine abbiamo il tono 1. Tono 1 è alto e piatto. Ma è un po' come quando siete scocciati, no? Sì, sì, te l'ho detto, sì, no? È quello lì. Ma è questo, vedo che lo fate benissimo proprio. Ok, infine. Scusate, mi devo togliere la scritta perché se ci riesco. Infine, l'ultimo è non enfatico, cioè senza un'enfasi particolare. Ed è ma. Senza una. Quindi attenzione alla differenza tra il 4, 1, 2, 3, 4 e 0 si chiamano. Il 4 è secco, è ma. Invece l'ultimo è ma. Ma. Bene, adesso sapete i toni. Questa è la rappresentazione grafica. Ma. 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 Ok? E invece ma, quindi lo zero non ha rappresentazione speciale. Diciamo lo zero sarebbe una roba centrale qui più o meno piatta in mezzo. Non è particolarmente marcato. Scusa? Sì? Allora un cinese che vuole esprimere un sentimento attraverso l'impressione della voce, come fa a combinare con i toni? Allora, bisogna distinguere il tono e la prosodia. La prosodia che viene utilizzata per la voce, diciamo, dalla voce per l'utilizzazione di espressioni di emozioni e così via, è un, come dire, un fondo, ok, molto più largo, sul quale si innestano i toni. Per cui immagina che tu stai facendo per esempio una frase interrogativa, che anche in cinese spesso può salire, non necessariamente. Però immagina che tu stai facendo un profilo prosodico in cui stai salendo, ok? Rispetto a questo profilo, che è lungo, tu puoi andare a inserire i piccoli toni, però globalmente stai salendo. È chiaro? Ed è esattamente la stessa domanda che spesso mi fanno, mi chiedono, ma allora come faccio a cantare in cinese? Se io devo scendere con la melodia, ma devo fare il tono 2, come faccio? Perché queste variazioni qui sono molto più brevi, sono molto brevi, e quindi sono più brevi dell'andamento melodico di una canzone. Questa è un po' la risposta. Ha uno stonato svantaggiato? No, perché non c'è stonato che non riesca a fare un tono relativo. Cioè se io dico, cioè imparare a salire o scendere, lo sanno fare tutti. Il problema semmai è capire, prendere quella nota, ma qui non c'è un problema di nota. Cioè l'importante è la forma, se stare qui o fare così
Ma io, cioè, se io questo qui lo posso fare qui, ma lo posso fare anche qui. Cioè non importa la nota, è chiaro? Importa la forma. Ok, passiamo alle traslitterazioni. Allora, ci sono vari sistemi di traslitterazione del cinese, in particolare ce n'è uno usato a Taiwan che è ideato a partire da caratteri cinesi, ce ne sono altri sei, in realtà ce ne sono molti, però diciamo tra i più conosciuti ce ne sono altri sei, che sono, invece si chiamano romanizzazioni, nel senso che sono traslitterazioni che utilizzano caratteri latini. Ora, tutti questi sistemi non sono regolari, sono poco intuitivi rispetto a chi conosce l'alfabeto latino e non sono neanche regolari. Cosa vuol dire che non sono regolari? Vuol dire che mentre a ogni lettera, per esempio in esperanto, in serbo, a ogni lettera corrisponde un suono, ogni suono una lettera, invece in inglese e in francese, come probabilmente sapete, è esattamente, non è assolutamente così. Ecco, quindi in questo senso dico irregolari. Allora, il sistema più noto si chiama Pinyin, ok? Chi è che non ha mai visto il Pinyin? Ok, chi è che ha già visto il Pinyin, che conosce un po' di Pinyin? Ecco, allora, io adesso faccio una domanda per coloro che non hanno mai visto il Pinyin, ok? Come pronuncereste questo? Xian, Tian, Jian. Ok, si pronuncia Tian, ok? Questo per farvi vedere l'intuitività. Questo? Come? Zhui. 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 Ecco, si pronuncia Chuei. Chuei. Questo qui? Xun. Jun. Xun. Si pronuncia Xun. Xun. Ok? Questo qui? Ri. Ri. Li. No, si pronuncia Zh. Ok, questo per sì? Il Pinyin, come stavo dicendo, è il più noto sistema di traslitterazione che è stato introdotto tra l'altro da Mao negli anni 50-60 più o meno. Ed è quello attualmente utilizzato anche nei passaporti, prego? Sì, c'entrano le vocali? Anche. Cioè, sì, anche. Sì, 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 quello sì. Quindi il Pinyin non è intuitivo e non è regolare, ok? Quindi per questa ragione io adesso vi farò vedere un nuovo sistema che ho ideato con una professoressa di cinese che invece è perfettamente regolare e che con il quale vedrete che riuscirete a pronunciare, fra mezz'ora riuscite a pronunciare le parole. Stiamo preparando un manuale, non è ancora in vendita, ma potete vedere su YouTube, sul mio canale YouTube c'è già una conferenza che ho fatto a Bratislava quest'anno a maggio. Allora, come pronuncereste queste sillabe? Numero 1? 2? 4? Giusto? D, bravi, D, questo è D, questa è la vocale che molti italiani pensano non esista, no? Quando dice, dimmi l'alfabeto ma senza le vocali, no? Oppure, tipo, ho detto A, B, C, D, pensano che non ci sia la vocale, no? Invece no, c'è una vocale che è E, esatto. E per farlo capire, spesso utilizzo il napoletano, no? Quando ti dice A, mam, t, per esempio, giusto per fare un esempio così neutro, no? Mam, t, lì ci sono tre vocali, A, E, E, mam, t, fratm, fratm, ci sono anche lì, quelle due ultime vocali, è E, E, ok? E questa vocale qua, c'è anche in cinese, forse le hanno un contagio, diciamo, storico, non so.
Questa? Attenzione alla vocale, eh? Allora, una persona? No, non è l'un, perché c'è anche questa qui. Lue. Sì, lue. Ok? Lue. Sì. Ci. Attenzione, qui c'è l'apostrofo. L'apostrofo indica un'aspirazione. Come in inglese e in tedesco anche. Le occlusive in inglese sono seguite, cioè non sempre, in alcuni contesti fonetici sono seguite da un'aspirazione, per cui si dice pera, non si dice peer, si dice peer, cioè adesso lo faccio forte per, no? Però insomma, un nativo ce lo può pronunciare? Peer. Ecco, quindi questa, l'aspirazione viene annotata con questo apostrofo, quindi è ci, come se fosse una piccola H, diciamo così, ok? Ci. Ok, questo? Ciao, brava. Ciao, questo è come in francese, portoghese, romeno, è je. Ok, ciao. Poi tecnicamente sarebbe retroflessa, ma non è particolarmente grave. Questo? U. Come in francese e in tedesco. U. Ok? O anche in milanese, eh? Non faccio esempi perché ci sarebbero degli esempi particolarmente interessanti. E questo? Sì. Ok, perfetto. Donc, on a terminé la phonétique et on peut pas continuer en français? Ouais? Ça va? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le français? Oui, qui? Qui ne comprend pas le français? Non? Vous ne comprenez pas? Dehors, on ne peut pas continuer comme ça, hein? Hein? Ça fait 6 mois qu'on a commencé le français à l'école et encore vous ne parlez pas le français. Pardon? Quelle langue elle parle? Désolé. Elle parle quelle langue là? D'accord. Donc, je peux. C'est pas le français, non, 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 capite, non. Alors, je vais. Hein? D'espacio. Vale, voy a hablar despacio. Entonces, vamos a ver los pictogramas, los ideogramas y los fonogramas. Son, digamos, las tres categorías principales de caracteres chinos. ¿Es bastante despacio? Perfecto. Entonces, empecemos con la escritura. En la escritura del chino tenemos 6 líneas o tractos fundamentales, que son estos 6. Luego tenemos otros 3 aquí que no existen aislados, separados, solos, no existen. Pero existen como uniones de otros tractos. Estos cada uno puede existir singularmente. ¿Me estáis entendiendo? ¿Hay alguien que no entiende español para nada? ¿No entiende nada, nada, nada? Nada, nada, nada. Italiano. Es que no entiendo italiano, perdona. No entiendo. Esistono quindi solo per unire altri o può esserci un singolo di quei 6 con un singolo di quei sotto? Ah, no, 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 sì, no, per unire altri vuol dire che non necessariamente per unire 2 degli altri, vuol dire in combinazione con altri, quindi può anche esserci semplicemente uno di questi che poi finisce con un uncino, per esempio. Sì, giusto, no, ottima domanda, non era chiara infatti la mia spiegazione. Ok, quindi questi sono i tratti fondamentali. Qui li ritroviamo, questo è un carattere spesso utilizzato perché li racchiude quasi tutti praticamente. Ok, questo è un carattere che è composto da tutti e 6 i caratteri fondamentali più 2
dei tre che abbiamo visto dopo. Ok, passiamo ai pittogrammi. Quindi abbiamo detto che abbiamo tre categorie: pittogrammi, ideogrammi, fonogrammi. Cominciamo con i pittogrammi. Pittogrammi sono, si considera che siano i tipi più antichi di caratteri, ed erano originalmente dei disegni di rappresentazione di oggetti. Successivamente, in 5.000 anni, sono stati progressivamente, hanno subito un'evoluzione e sono stati anche poi progressivamente stilizzati. Allora, questo rappresenta un occhio. Era evidente, no? Lo so che l'avete già capito. Perché rappresenta un occhio? Purtroppo ho per un attimo fatto vedere già la soluzione, spero che se qualcuno non l'ha vista provi a rispondere. C'è qualcuno che non ha visto la soluzione? Ok, volete provare a indovinare perché quello è un occhio? Come una finestra si apre e si chiude. Ah, come una finestra. Però era proprio un occhio, perché è un pittogramma, quindi rappresentava un occhio. Non sono in grado di rispondere, ma può essere che lo stesso ideogramma in giapponese voglia dire il mese? E può essere, sì, perché poi i giapponesi, diciamo, sono ispirati liberamente, però. Il mese viene dalla luna. Viene dalla luna, Yue, no, è un altro, ho capito qual è. Io non parlo giapponese, ma ho capito qual è il carattere. Perché il carattere della luna, che è un po' simile, ma ha un uncino in fondo. Sì. Forse perché in verticale, forse in orizzontale. Potrebbe essere. Ok, vediamo? Ecco qui l'evoluzione. Quindi questa è la pupilla, diciamo, insomma. Ok, che poi diventa. Stilizzato diventa questo. Da qui a qui. Una semplificazione. Sì, esatto. È l'evoluzione avvenuta in 5.000 anni di storia. No, intendevo dire sì. Che è più semplice scrivere la scaletta piuttosto che fare tutto il disegno. Esatto, sì, è proprio quella la ragione. Prego. Allora è una cosa simile per cui la alfa. Sì. Deriva da un pittogramma. Testa di bue. Sì, per il. Bue, testa di bue, sì. Sì. Lì l'orientamento cambia per una questione storica, che cambia l'orientamento con cui utilizzano le tavolette. È un po' diverso. In cinese però non mi risulta che ci sia. È sempre un disegno che viene stilizzato. Sì, però la rotazione. E qui è un caso, non c'è sempre la rotazione. Quello sì, la stilizzazione sì, prego. Con che cosa scrivevano e su che cosa scrivevano? Pennelli. Per arrivare a questo, incide anche quello su come. Sì, sì, incide. Lo scalpello soprattutto incide. Sì. No, No, pennello. Pennello e ritorno. Possiamo fare quello che voleva, era libero. Sì. Prima, tanto tempo fa, facevano le ossa sulle. Sì. Tartarughe, sul legno. Infatti ci sono. Sì. Incidevano. Sì, incidevano, infatti c'è quando si studiano le varie ere dei caratteri cinesi, una si chiamano incisioni sull'osso, mi pare, sì. Ok, questo invece vuol dire sole oppure giorno. Ah, come si pronuncia? Vediamo chi vuole provare. Chi vuole provare? Bravo! Questo è J e questo è J. Allora, questo è un sole. Perché un sole? Secondo voi? Ipotesi? No. No? Vabbè, ve lo faccio vedere. Ecco qui. È
questa è l'evoluzione. Ok, questo come si pronuncia? Attenzione al tono. Shan. Ok. Che cosa vuol dire? Adesso vi chiedo. Ma chi non ha. Chi non, come lo fa a sapere? Perché lo sapeva già. Non vale. Allora, le domande sono per chi non sa le risposte né conosce il giapponese. Allora, perché vuol dire montagna? Ecco qua, questa è l'origine, questa è la forma arcaica, più antica. Ok? Qui vediamo altri pittogrammi. Uomo nel senso di umano, ok? Donna, perché è, vedete che c'è il seno e che è incinta, ok? Orecchio, cavallo, dice questa è la criniera, le zampe e la coda. Se giocate a scacchi cinesi lo sapete benissimo, perché sapete che il cavallo nei scacchi cinesi ha questo carattere. Pesce e così via. Quindi questi sono pittogrammi. Passiamo agli ideogrammi. Prego. Sì. Vengono utilizzati entrambi adesso, sia pittogrammi sì, che ideogrammi, sì. Sì, sì. In quali contesti diversi? Cioè, no, cioè. Puoi scegliere se usare. No, non è che puoi scegliere. Ogni carattere o è un pittogramma, o è un ideogramma, o è un fonogramma, o a volte ha parti che sono. Che vengono un pittogramma e parti che vengono da un ideogramma, insomma sono misti. Puoi scegliere se usare un pittogramma. Non è che puoi scegliere, tu guardi un carattere, questo carattere o è un pittogramma, o è un ideogramma, o è un fonogramma, o è una combinazione di vari. Adesso lo vediamo. Prego. Questa è una classificazione di tipo artificiale, no? Certo. Cioè, non sì, non del linguistico, perché facilita anche l'apprendimento e l'analisi dei caratteri. Passiamo agli ideogrammi. Cosa vuol dire questo? Niente. Per chi non sa il giapponese e per chi non ha mai studiato i caratteri cinesi, la domanda. Mare. Orizzonte. Allora, ideogramma cosa vuol dire? Che è una rappresentazione di un'idea, non di un'immagine. Ok, quelli di assente. Questo e poi questo, guardate lì. Matrimonio e famiglia. Amici, famiglia. Ok. No. Vediamo. Come? No. 1, 2, 3. Sono sopravvissuto. 1, 2, 3. Sono 1, 2, 3. Sì. 1, 2, 3. Questo cosa vuol dire? No. fatto apposta. Sapevo che qualcuno mi sarebbe cascato. No. Allora, anche questi due potete guardarli in coppia e cercare di capire in coppia cosa voglia dire. No? No? Sopra e sotto, esatto. Quale sopra? Allora, questo vuol dire sotto, questo vuol dire sopra. Cioè, questo è il riferimento e questo, diciamo, è come fosse la freccia. Quindi questa è la parte di sopra rispetto al riferimento e questa è la parte di sotto. Questo cosa vuol dire? Cina. Non vuol dire Cina. Come ideogramma non vuol dire Cina, poi è utilizzato anche per Cina, ma... In mezzo, esatto. Infatti, cioè questo è il riferimento, il rettangolo, e poi la barra in mezzo vuol dire in mezzo. Ok? Tanto è vero che Cina, in cinese, si dice Zhongguo, Guo vuol dire terra, e questo Zhong vuol dire mezzo, quindi è la terra di mezzo come nel Signore degli Anelli. No. Perché terra di mezzo? Perché ovviamente per loro erano in mezzo tra il Giappone e, diciamo, Tibet. Ognuno è, insomma, il centro del proprio mondo, sostanzialmente. Poi questo... Questo è tosto, ve lo dico. Anziano.
Allora, rappresenta un elemento dell'agricoltura. Aratro. E però è un ideogramma, non è un pittogramma. Se fosse un pittogramma voleva dire aratro. Invece è un ideogramma, quindi è una rappresentazione di un altro concetto. Che concetto? No? Lavoro, quasi, ci avviciniamo? Fatica. Ah, ci avviciniamo? Duro lavoro. La forza. Vuol dire la forza. E poi questi due? Dentro. No, no. Sono due concetti geometrici. Concavo e convesso. Concavo e convesso, esatto. Quindi questi sono gli ideogrammi. Rappresentano non un oggetto, ma un'idea. Finiamo con i fonogrammi. One, ok? Questo rappresenta uno scorpione. Però non vuol dire scorpione, vuol dire 10.000 perché è omofono, ha la stessa pronuncia. Allora, in questo carattere non c'è nessuna componente né ideografica né pittografica, perché non vuol dire scorpione, vuol dire 10.000. Però viene utilizzato come simbolo fonetico per dire... Ti sto dicendo quella cosa che si pronuncia come scorpione, ma in realtà non è scorpione. E dal contesto capisci che stai riferendo a 10.000, perché, ok? Cioè, se è uguale, ma ci si vede. È un linguaggio criptico. Sì, sì, in realtà scorpione è lo stesso con un altro aggiunto adesso, è diventato diverso. Ok? Adesso è diverso, però... C'è un pittogramma per scorpione e questo fa. Esatto, all'epoca quando è nato erano lo stesso, semplicemente non avevano un carattere di 10.000, invece di inventarne uno nuovo hanno detto, vabbè, scorpione tanto si capisce nel contesto, se ti dico dammi scorpione lire, hai capito che voglio dire 10.000 lire, non sto dicendo scorpione lire, ok? Quindi questo è un fonogramma perché questo viene utilizzato come elemento fonetico, tra l'altro storicamente il passaggio dai pittogrammi alle scritture sillabiche e poi alfabetiche avviene proprio così, attraverso dei rebus sostanzialmente. Ma questa omofonia c'è in tutti i tipi di cinese, dal mandarino al... può variare. Se come per noi per le cifre sono le stesse per il cinese, per un italiano, sì. Che leggiamo noi. Sì, però può variare la pronuncia, magari in cantonese non lo so, si dirà wang. Sì, ma si dice wang. Esatto, questo. Sì. Non è ancora questo che volevo. Sì, sì, cioè, sì. C'è una coerenza, sì, sì, sì. Di cambiamento di pronuncia. Sì. Anche non so rispondere perché non conosco il cantonese, non conosco, cioè molto molto poco, quindi però grosso modo sì. Grosso modo sì. Sì. Ok, adesso vediamo. Questo qui l'abbiamo visto prima, vi ricordate cosa vuol dire? Cavallo, criniera, quattro zampe e coda. Come si pronuncia? Ma. Ma, vedete? Scende e sale. Ma. Ok, questa è l'evoluzione, l'abbiamo già vista. Ma sono anche fantasioso però, eh? Sì. Questo vuol dire, abbiamo detto, donna. Come si pronuncia? Ok, l'abbiamo già visto. Adesso questo vuol dire mamma. Perché? Perché? Donna cavallo. Perché donna cavallo? Perché la pronuncia è simile a cavallo. Esatto. Vogliamo far vedere che è invece. Esatto. Questo è un fonogramma, ha una parte pittografica che è la donna, che rappresenta il significato, e una parte fonografica che rappresenta la pronuncia. Per cui io qui sto dicendo, tra tutte le parole che si pronunciano con la sillaba ma, indipendentemente dal tono, io mi sto riferendo a quella che parla del femminile e che è la mamma. Prego. Modernamente è più semplificato, ma ha
ci sono i caratteri semplificati, ma non ne parliamo. Sopra è già semplificato. Sì, sì. Però sotto non l'hai semplificato. Qua. Però lì non è il semplificato corrente di Mao. È semplificato anche quel pezzo di cavallo. Sì, Mao. No, questi sono i tradizionali. Questo è un caratteri di tradizionale. Non è tradizionale. Non è tradizionale questo? È quello di moderno. È semplificato? Cioè, okay. C'è l'incoerenza, cioè, okay. Però qui è lo stesso, però questo è lo stesso, questo è lo stesso. Sì, quella parte lì si mette. Ma io avevo bisogno di mostrare che è lo stesso. Sì, ma il cavallo è vecchio. Sì, e invece il new è nuovo. Il new è nuovo, ultimo generazione. Sì. Il ho capito. È modernizzato adesso sotto forma semplificata. Lo so, ma a me non interessa mostrare i semplificati, a me interessa mostrare i tradizionali. Beh, il new è così tradizionale, perché qui resta lo stesso. A meno che il new non sia stato anch'esso semplificato ulteriormente, però questo qui a me serve per far vedere il concetto e quindi ho bisogno di mostrare che sono le stesse parti. Comunque, grazie per l'osservazione, prego. Non è necessario, solo per darvi un'idea, non è che studiando il cinese hai bisogno di distinguerli. Studiando il cinese a te non serve la classificazione aiuta per descrivere il cinese, per far capire come funziona la scrittura in cinese. Non è essenziale, cioè puoi parlare cinese senza sapere questa classificazione, così come puoi parlare italiano senza sapere cos'è una vocale. No, non è essenziale, no, serve solo per descrivere, per illustrare. Ma io neanche capisco, cioè, mi associo alla domanda, cioè, come fai a leggere se prima non hai studiato, cioè, ho capito? Cioè, ci sono... Tre scritture diverse, no? No, non sono tre scritture diverse. Ripeto il discorso, prendiamo un testo cinese, prendiamo l'ideogramma numero uno del testo, e questo qui è un ideogramma, per esempio, ok? Non è che ci sono dei sinonimi che non vogliono dire la stessa cosa, che però sono pittogrammi o sono fonogrammi, no! Per cavallo esiste soltanto questo carattere, ed è un pittofonogramma, perché ha una parte pittorica e una parte di fonogramma. Sì, però non hai necessità di sapere che è un pittofonogramma, non te lo chiederà mai nessuno. Certo. Scusa. Prego. Io voglio vedere un cavallo femmina, una. Sì. Allora metti questo, poi la particella di aggettivo e poi questo. Quindi femmina diventa femminile con un'altra particella e poi cavallo, cavallo femminile, cavallo femmina. Viene questo e poi viene questo più un altro carattere che vuol dire aggettivo e si usa per gli aggettivi e poi questo e comunque sono in due quadrati distinti, questo è un solo quadrato, quindi invece quello lì diventano addirittura tre quadrati. Prego. Quanti anni di pratica ci vogliono per riuscire a fare le due? Non ne ho idea. La scuola per i bambini. Sì, certo. Allora, procedo rapidamente. Questo è l'insieme di parole, non completo, di parole contenenti il radicale nu, che quindi ha valore semantico. Sono tutte parole che si riferiscono al femminile. Per esempio, mamma, seno, lei, donna, assurdo. Ovviamente assurdo ha il componente della donna, vabbè, era scontato, ma insomma, invidiare, traditore o traditrice, per esempio, prostituta, moglie del fratello minore del padre, ha un concetto del femminile, c'è una parola, sì, poi il sistema della parentela in cinese è, c'è il fratello minore, il fratello maggiore, vi potete immaginare da questo carattere quanto è complicato. Adesso invece vediamo le parole contenenti il radicale ma, che quindi ha valore invece fonetico
per indicare che la sillaba si pronuncia con la sillaba ma, il carattere si pronuncia con la sillaba ma. E abbiamo Agata, numero, mamma, come abbiamo visto, è testata del letto. Qui faccio notare una cosa, questo carattere semantico, questo è un pittogramma, e rappresenta la pietra. Ora, perché per la parola numero la parte semantica rappresenta la pietra? No? Si usavano le pietre per contare. Vi viene in mente una parola italiana che è calculus, calcolare? Calculus è una piccola pietra e viene proprio da lì, perché si usavano le pietre per contare. Quindi interessante vedere che c'è lo stesso stessa relazione semantica. Come? Non lo so. Quindi abbiamo sostanzialmente un'intersezione di insiemi. Questa è un'intersezione di insiemi, ci sta dicendo prendete tra le parole dell'insieme che si pronunciano come il cavallo, quindi si pronuncia con la sillaba ma, vi sto dicendo quella che si riferisce alla donna e quindi che è la mamma. Più o meno insomma il concetto è questo. Poi questi qua è possibile avere come slide? Prego, come? Se è possibile avere questa slide? Come cosa? Slide. Guardi, non parlo questa lingua, mi dispiace. È possibile avere allora, poi tutti i disegnini? Ah, i disegnini? Ah, certo. Sì. Allora, vediamo questo. Allora, questo è, abbiamo visto prima, l'occhio. Questo è la mano. Cosa vuol dire questo? Kan, vuol dire guardare. No, lasciate stare questo, non ci interessa, vuol dire guardare. Perché? Perché mano più occhio vuol dire guardare? Brava. Ok? Perché sopra l'occhio? È sopra l'occhio, infatti. Ok? Poi, questo è verdura. Viene da erba su questo che vuol dire prendere. Questa è una mano che sta prendendo qualcosa. Questa qui è una mano, sono tre dita, così, che sta prendendo qualcosa. Quindi questo è prendere e questa parte in alto invece vuol dire erba. Ok, quindi questo vuol dire verdura. La cogli? Sì, cogliere. Poi, vi faccio vedere un po' di etimologie. Questo, come si pronuncia? Cha, questo è tsh, quindi ch. Cha vuol dire spesso o anche costante, ordinario. Viene da una componente fonetica e da questo qui che vuol dire canovaccio, insomma asciugamano, canovaccio, diciamo. La ragione, questo per farvi vedere come alcune etimologie sono veramente strane o direi oniriche, la ragione è perché, cioè, quale cosa è più comune di un canovaccio? Quindi dal canovaccio che è comune, una cosa ordinaria, diventa ordinario, quindi spesso. Questa è un'interpretazione. Un'altra interpretazione dice fare vestiti era l'attività più comune, più ordinaria del mondo antico, almeno in Cina. Quindi sostanzialmente ad oggi non esiste una spiegazione molto plausibile per questo carattere. Ci sono delle interpretazioni, dei tentativi di interpretazione, ma non si sa. Questo è molto bello. Allora, questo vuol dire ovest ed è l'immagine di un uccello seduto sul nido. Perché vuol dire ovest? Per le migrazioni. No? Perché si va a dormire sul nido? Perché si va a dormire sul nido? Perché gli uccelli vanno al nido quando il sole sta tramontando. E quindi ovest. Questo per esempio è un'etimologia molto poetica, trovo. Prego? Lo so che dire, ma quello è un ideogramma, no, è un.
questo che secondo me che cos'è? Un pittogramma, un ideogramma o un fonogramma? È un ideogramma perché non rappresenta, non vuol dire uccello sul nido, se, vuol dire ovest. Se volesse dire uccello sul nido sarebbe un pittogramma. Ma io posso usare uccello sul nido? No, no, solo come ovest. Ideogramma è solo pittogramma. Esatto. Esatto. Cioè quando rappresenti un oggetto è un pittogramma, quando rappresenti un'idea è un ideogramma. Sì, ma uno lo studia, cioè uno studia e questo qui vuol dire ovest. Non è che te lo puoi inventare, eh? Attenzione. E se vuol dire un... se si può scrivere un uccello sul nido come. Uccello su nido, tre parole. Ma non è che gli antichi cinesi hanno inventato questa roba del passato, facciamo una roba assurda che i linguisti del futuro. Sì, secondo me. Allora, questo come si pronuncia? Kai. Kai, ok? Vuol dire aprire. La forma piena è questo all'interno di una porta e questo sono due mani che riescono a rimuovere una stanga. Quindi due mani che rimuovono una stanga all'interno di una porta ed è aprire. Questo vuol dire, come si pronuncia? Mie, bravi, vuol dire evitare. Secondo Carlgren vuol dire è l'immagine di una lepre che corre e quindi evitare. Invece, secondo questo sito internet, non viene da lepre o coniglio, anche se sono stati molto simili questi due caratteri per lungo tempo. Invece era una persona che si nasconde sotto un tetto. Quindi ancora una volta per farvi vedere come le etimologie in alcuni casi sono molto chiare, come d'altronde anche in italiano, voglio dire. Anche in italiano ci sono parole di cui ci sono dispute o non si sa minimamente da dove venga, oppure ci sono due o più interpretazioni, due scuole contrapposte, quindi anche in cinese ovviamente è così. In cinese secondo me è ancora peggio perché è un po' più difficile. Allora, questo vuol dire perdere, morire, scappare, wang, ok? Originariamente viene da questo che è, come si pronuncia? Zhu, entrare, e questo che è un angolo, quindi entrare in un angolo, in un posto, in un nascondiglio. Sì, o nel caso di scappare. Sì, molto simile. È molto simile effettivamente, ma non è lo stesso. Sì. No, sono simili, è vero. Quindi. Ok, vediamo questo, è un po' troppo alto adesso però se me lo potete abbassare. Allora, riuscite a vedere qui in alto? No. No, Ok, allora, questo come si pronuncia? One, vuol dire dimenticare, one. Cioè, la parte in alto vuol dire sparire e la parte in basso vuol dire cuore. Quindi, qual è l'etimologia? Sparire dal cuore, ok? Ma attenzione, questo si pronuncia one, quindi è la stessa sillaba. Quindi abbiamo questo elemento che è al tempo stesso semantico e fonetico, ok? Perché dà un'indicazione sulla pronuncia, però vuol dire anche sparire, e quindi sparire dal cuore e dimenticare. Come si pronuncia? No, non è il pugliese questo. Ah, sì, è il pugliese questo. No, attenzione alla consonante. Ok? Questo è z. Che vuol dire stesso, se stesso?
ed è l'immagine di un naso. Perché, secondo voi? Assomiglia, ma c'è un tratto in alto. Perché l'immagine di un naso vuol dire se stesso? Perché quando mi guardo allo specchio, per guardarsi il naso non con gli occhi. No? Forse perché non c'è nessun naso uguale all'altro. No? Vuol dire se stesso, eh? Non vuol dire lo stesso, vuol dire se stesso. Allora, come? Brava, in cinese si dice io, non si dice io, si dice io. E quindi il naso è stato. Sì, sì. E pensate che ho parlato l'altra volta al circolo cinese di Neuchâtel, io abito in Svizzera, a Neuchâtel, e abbiamo un incontro mensile di cinese, dove parliamo cinese e francese. E c'era un francofono che ha vissuto 30 anni in Cina e diceva, sì, perché io non... Svizzero, però da 30 anni in Cina e... Ora, in realtà dipende, sì, dipende anche poi dalle regioni, non è dappertutto questa cosa. Posso chiedere una cosa? L'ho sentito dire, però il gesto mi fa pensare. Ho sentito dire, non so se è vero, ho letto da qualche parte, che per un cinese la gestualità per indicare il passato lo indica davanti, perché lo ha già vissuto, per cui lo conosce. No, allora, non mi risulta per il cinese, mi risulta per il Navajo e alcune lingue amerindiane. No, nel cinese. Nel cinese non mi risulta, non che io sappia. Ho letto un libro, il cinese di lavoro alla scuola elementare. Può darsi, però non che io sappia. Prego. Ah, beh, questo è evidentemente il disegno di un naso, non era chiaro? No, non lo so. Poi vediamo, allora, ho ancora 10 minuti, vado un po' rapido. Questo vuol dire bene, si pronuncia hao, e è una donna con un bambino, vuol dire bene. Sì. Vediamo un po'. Vabbè, questo lo sappiamo. Ah, questo è bellissimo. Come si pronuncia? Yin. Yin. E vuol dire ombra. Allora, perché questo vuol dire ombra, secondo voi? C'è il sole, c'è il sole. Dov'è il concetto di ombra? Qui? C'è il sole, c'è il sole. No, non è il sole. L'ombra è a destra. No. I segni a destra sono... I segni a destra sono l'ombra fatta da questo oggetto, ok? Quindi queste tre linee sono proiettate dalla luce del sole, che non c'è chiaramente, attraverso questo oggetto, e questo oggetto è al tempo stesso la parte fonetica, perché è simile alla pronuncia. Quindi questo viene utilizzato come parte fonetica perché si pronuncia similmente a i, e al tempo stesso fa da quadro, diciamo da oggetto attraverso il quale viene rappresentata l'ombra. Ma esistono scuole sillabi, parole. Sì. Quindi è un piccolo fonogramma. Il tomo è su ogni sillaba. Non la cinofonica. Diversi. Sì, 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 sì. Scusa, prego. Se ho seguito tutto il discorso, questo è un pittofonogramma? Questo è, dunque, ombra, questo sarebbe l'ombra, quindi sicuramente c'è un pit. Brava. Sì, esatto, pitto e fonogramma, sì. Questo vuol dire denaro, come si pronuncia? Sì. Perché denaro? Che cos'è questo secondo voi? Una? Come? Una campana. No? È una campana, questa è una campana che indica metallo e quindi denaro. La parte sotto. Poi vabbè, questo è un po' più difficile. Oh, adesso arriviamo alla parte divertente. Cosa vuol dire questo? Bravissimi, vedete che come si pronuncia? Ping pong. Ping pong vuol dire ping pong. Vedete che il cinese è ricco di parole facilmente comprensibili. Io lo dico sempre, non mi credono.
Cosa vuol dire questo? Gatto. Bravissimi. Mao. Mao vuol dire gatto. Questo è infatti vuol dire gatto. Adesso, come si pronuncia questo? Dien Hua. Dien Hua. Allora, Dien vuol dire elettricità. Hua vuol dire parola parlata. Cosa vuol dire Dien Hua? Telefono. Bravi, telefono. Dien Ying. Ying l'abbiamo visto prima. Cosa vuol dire Ying? Ombra. Dien, cosa vuol dire? L'abbiamo appena detto. Elettricità. Elettricità. Cosa vuol dire elettricità più ombra? Ops. Elettricità più ombra? No, no, vuol dire film. Dien Nao. Nao vuol dire cervello. Cos'è elettricità più cervello? Computer. Xion Mao, cosa vuol dire Mao? Xion è il... Xion è l'orso. Cosa vuol dire orso gatto? Panda. Bravissimi. Bing Xian. Bing è il ghiaccio. Xian è scatola. Cosa vuol dire? Frigo. Frigo. Questo cos'è? Zuo. Ah, questo è il tono. Questo è un tono 1 che sta qua. C'è un problema di... Vabbè, questo è Zuo. No, questo è... Aspetta un secondo. C'è una sovrapposizione, adesso non lo so. Ah, sì, questo è... Huo. Allora, questo è sbagliato, c'è un problema. Questo è Huo Chi Zhan. Allora, Huo è fuoco, Chi è veicolo e Zhan è fermata, fermare, fermata. Allora, cominciamo da questo. Fuoc, fuoco, veicolo, treno. Fuoco, veicolo, fermata, stazione. Poi abbiamo Wan, Zhan. Wan è la rete. Zhan è la fermata. Sì. Rete è internet. Una fermata su internet, un sito internet. Cheng, Shi. Cheng sono le mura. E sh è il mercato. Mura mercato cos'è? Città. Mura più mercato. Ji qua. Non mi ricordo. No. Adesso l'ultima parte. Indovina, questi invece sono onomatopee. Ok? Cosa vuol dire l'uoma? Roma. Napoli, Milan, Milano, Sibania, Spagna, Sicili, Sicilia, Feilong Zui, Firenze, Feilong Zui. Questo è bellissimo. Coca-Cola. Attenzione, perché questo è anche una parte semantica, perché K vuol dire possibile, Ko è bocca, K-Ko vuol dire che si può bere, cioè che è bevibile, è buono da bere, ok? E anche K vuol dire simpatico, insomma. Poi, Beethoven, Luoshini, Rossini. Venerdì, che c'entra? E cercano di adattarsi al nostro linguaggio. Wayward-y. Vivaldi, bravi. Questa è bellissima. Chuang Pu. Questa è chi? No. No? Allora, vi dico anche il nome. Donald Trump. Donald Trump. Trump. Fu Luo Yi. Freud. Fu Luo Yi. Bei Lu Si Ke Ni. Heineken.
Heineken, la birra. Sì, sì, è. Sì, sì. Allora, credo che il tempo sia finito. Se c'è un'ultima domanda... Io sono l'italiano e l'esperanto. Sì? Mi è venuto in mente prima, io ho letto, ho visto da qualche parte che i bambini cinesi imparano il cinese in traslitterazione, quindi attraverso l'alfabeto latino, è vera questa cosa? Cioè, oggi è possibile, ma probabilmente dipende dalle scuole, no? Magari non dovunque, non lo so. Forse imparano la traslitterazione in vari per riconoscere l'alfabeto. Non lo so, sinceramente non lo so. So che imparano anche le traslitterazioni, cosa imparino prima non lo so. Volevo chiedere, la nostra consonante R, Roma, sì, nel loro alfabeto non c'è. Non c'è, la più simile è la L. Infatti io mi chiamano Valeria. Esatto. Sì. Ok, ultima domanda. Mi è stato detto che nel sistema di descrittori della competenza in cinese, come i nostri, no, europei da A1 a C2, no? Il livello, mi hanno detto che ci sono tre fasce a loro volta divise in tre e che nessun parlante nativo del cinese è considerato avere la competenza che per noi invece... Sì, perché probabilmente, non li conosco, ma probabilmente perché ci si riferisce alla conoscenza dei caratteri e quindi solo... come dire, chi è che in italiano conosce 200.000 parole? Cioè, probabilmente nessuno. Si dice, e in aggiunta a questo, che un insegnante di liceo in Cina è sufficiente che abbia un livello, diciamo, questa scala intermedio. Incuriosiva, ecco, l'idea di fondo, no? Come sì, appunto conoscere tutte le parole del vocabolario. Esatto. Quindi grazie.